Anche il Movimento 5 Stelle ha intenzione di correre alle prossime amministrative di Asti e lo fa proponendo la candidatura a sindaco di Massimo Cerruti. 45 anni di professione ingegnere, Cerruti è un volto nuovo della politica astigiana. Il direttore della nuova provincia, Flavio Duretto, lo ha intervistato per noi. Allora, siamo qua con Massimo Cerruti, il candidato del Movimento 5 Stelle. È l'uomo nuovo della politica astigiana perché, come lui stesso ha ammesso e dichiarato poco fa, mentre insomma ci conoscevamo prima dell'intervista, è la prima volta che si candida ed è la prima volta che entra nel mondo politico. Lo abbiamo conosciuto nei giorni scorsi perché ha condotto una dura battaglia, devo dire, con tutta l'opposizione del Consiglio Comunale, ma anche lui, pur non essendo in Consiglio Comunale, ma da fuori del Consiglio Comunale, ha condotto una battaglia abbastanza aspra contro il teleriscaldamento. E quindi a questo punto la prima domanda può essere proprio legata al teleriscaldamento. Se Massimo Cerruti dovesse diventare sindaco, il teleriscaldamento ci sarà, non ci sarà, che cosa capiterà col teleriscaldamento? Beh, la mia posizione è sempre stata molto chiara fin dall'inizio e oltre da 2 anni che sto lottando contro questo teleriscaldamento e adesso mi sia consentito innanzitutto di esprimere un fortissimo ringraziamento a tutti i cittadini che hanno collaborato e una grande soddisfazione per il risultato ottenuto. La mia posizione è e sarà sempre chiarissima e netta. Non si farà il teleriscaldamento ad Asti, non lo si farà né all'ospedale né da nessun'altra parte. Dico questo perché ho sentito altre posizioni non così chiare, ma io ci tengo veramente a dire che siccome è costato tantissimo sacrificio arrivare a questo risultato, non voglio aver cacciato a pedate il teleriscaldamento dalla porta per poterlo ritrovare dalla finestra. Quindi stiano tranquilli tutti i cittadini di Asti, di tutte le zone, se sarò io sindaco il teleriscaldamento non lo si farà. Ecco, il comportamento di Saitta so che l'avete criticato, ho ricevuto anche dei comunicati inviati da voi, forse da te stesso, da qualcuno del Movimento 5 Stelle, dove insomma si attestava che Saitta in un primo tempo, o almeno la regione, non diciamo Saitta, diciamo la regione, in un primo tempo era d'accordo a fare questo teleriscaldamento, poi improvvisamente le cose sono cambiate. È vero o no? È così? Ho ragione o torto? No, ha ragione, confermo. Questa è un po' una tecnica che abbiamo notato, è facile sempre dopo dire di no. È stato molto più complicato dirlo per 2 anni e mezzo in questa durissima battaglia. Chiaramente dopo, quando si ottengono certi risultati, può anche succedere che qualcuno salti sul carro del vincitore e ritratti un po' le sue idee. In realtà noi siamo stati determinati e se non fossimo stati così, il risultato non sarebbe ottenuto. Il sindaco quindi ha detto che non lo si farà. Per il momento deciderà il prossimo sindaco e quindi io mi metto in gioco e accetto la sfida. Quindi, se sarà sindaco, non si farà il teleriscaldamento. Ma una domanda da sindaco proprio, al sindaco: che cosa manca in questa città? Che cosa è mancato in questi 5 anni che invece la città avrebbe dovuto avere? E cosa farete voi nell'immediato, subito dopo le elezioni, per andare a compensare ciò che voi vi rendete conto che manca alla città? Beh, devo dire che ad Asti sono mancate tante cose. Ma la prima di tutte le altre è mancata una vera e propria strategia, una vera e propria idea, concetto di città nel suo complesso. Quindi la prima cosa che io sto lavorando è costruire un nuovo concetto di città, che deve essere un qualcosa orientato al futuro e tutte le scelte che verranno operate dovranno essere in quella direzione. Io ho visto da cittadino una città abbandonata, lasciata a se stessa, dove i problemi, anziché risolverli, si sono cronicizzati. Quindi, se sarò io sindaco, sicuramente avrò come priorità temi importanti e dibattuti come la sicurezza, in primis, ma subito dopo anche lo sviluppo e il lavoro. C'è veramente tanto da fare e noi abbiamo già alcune idee molto, molto innovative per poter risolvere questi grossi problemi. Ecco, magari il lavoro è un tema sicuramente molto complesso. Non parliamone adesso perché questa deve essere un'intervista abbastanza rapida, abbastanza insomma sintetica, proprio per presentare il candidato. Avremo occasione sicuramente di parlarne più avanti. Adesso parliamo invece molto brevemente della filosofia che voi volete apportare all'amministrazione delle città. Voi vi siete un po' presentati come coloro che vogliono modificare le cose, cambiare le cose. Ecco, in che modo cambierete queste cose? Qual è la vostra filosofia amministrativa? Beh, ritengo che lo stiamo già facendo un cambiamento. Già solamente la scelta del candidato è già un motivo di novità. Io sono stato scelto da altri cittadini, non sono stato nominato o calato dall'alto dal segretario di partito, sono stato nominato semplicemente dai cittadini e ho dato la mia disponibilità proprio a fare il loro portavoce. Ma altri motivi di novità sono anche nella costruzione del programma. Il programma è stato
realizzato in massima parte dai cittadini stessi, incontrandoli nei vari punti di incontro nelle vie delle città, nei nostri gruppi di lavoro. Sarà ancora sicuramente affinato, ma lo faremo sempre insieme ai cittadini. Quindi non è un programma che esce da decisioni prese entro quattro mura da magari esponenti di partito, sono scelte fatte dai cittadini. L'elemento di novità sarà proprio quello di introdurre i cittadini all'interno delle istituzioni e, se loro lo vorranno, anche di amministrare direttamente la città. Bene, noi ti prendiamo in parola e ti seguiremo con il giornale per andare a verificare tutti i passi che farete un domani che doveste essere voi a governare la città. Ma come uscite la sua candidatura? L'avete fatto le primarie? L'avete fatte su internet? In che modo è uscita la sua candidatura? Risponde in maniera molto semplice. Ad Asti c'è un nutrito gruppo di aderenti al Movimento 5 Stelle di Asti. Abbiamo già lavorato negli anni scorsi tutti insieme e abbiamo già ottenuto bei risultati. Semplicemente ci si è riuniti e tutti, parlo di oltre una quarantina di persone, hanno espresso un loro gradimento e sono stato, come dire, scelto, direi pressoché all'unanimità come portavoce. Quindi per me questo è un grande motivo di orgoglio, perché sono stato veramente indicato dalla base, dai cittadini. Bene, allora ringraziamo Massimo Ceruti per essere stato qua con noi, anzi per essere stato qua con voi, e insomma lo ringraziamo e anche a lui facciamo gli auguri di una buona campagna elettorale. Grazie a tutti.